televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Più su, ora intervieni anche tu. Un gol, ti basterebbe un gol. Buonasera, eccoci qua puntuali come tutti lunedì, questo è l'ultimo lunedì di gennaio, è già arrivata alla fine anche questo primo mese dell'anno e ci sono alcune squadre che non vedono l'ora che il tempo passa e corra velocemente, soprattutto mi riferisco a chi è in testa alle classifiche dei gironi di Serie D e se l'Ecco se la può prendere un po' con calma perché comunque sta continuando a mantenere un grande vantaggio sulle sue inseguitrici, nel girone B e nel girone D continua la lotta a due tra Mantova e Como nel girone B e fra Pergolettese e Modena nel girone D, anche se il Reggio Audace, l'ex reggiana, nonostante la sconfitta di ieri sul campo della Pergolettese, proprio per morta non la si può sicuramente dare, mentre nel girone B stanno perdendo un po' i colpi le inseguitrici. Ieri ha vinto solo la Caronnese, ha pareggiato il Rezzato, ha perso addirittura la Prosesto sul campo dello Scanzo Rosciate, che ha messo a segno il colpo della giornata, molto importante perché gli ha permesso di guadagnare punti e salvezza praticamente su tutte quelle che stavano lì dietro. Noi parleremo di quello che è successo in testa e in coda, vedremo un sacco di gol e un sacco di casi da VAR con i nostri ospiti. Saluto Samuele Dragoni, Calcio Lecco. Ciao Samuele. Ciao, buonasera. Sei appena arrivato, giusto? Però ti sei già ambientato benissimo, sì, sì. Non è difficile ambientarsi in una squadra come quella. Possiamo dire dalle stalle alle stelle senza volerne dalla situazione da cui sei arrivato, perché comunque a Trento la situazione è degenerata abbastanza velocemente e quindi tu hai colto subito l'occasione lì. Sì, è vero, me lo dicono tutti che dalle stelle alle stalle, anche i miei compagni di squadra lì a Lecco scherzando me lo dicono, però dai, sono contento, sono stato fortunato comunque che è arrivata questa chiamata, comunque dispiace sempre andare via da una squadra, soprattutto eravamo in una situazione molto difficile, però è arrivata questa occasione, diciamo che l'ho voluta sfruttare e adesso mi ritrovo prima in classifica, però il campionato è ancora lungo e dobbiamo lottare fino alla fine. Quali sono i vantaggi di arrivare a una squadra lanciata come il Lecco e quali sono gli svantaggi? Perché comunque c'è anche una rosa bella nutrita. No, beh, i vantaggi che comunque entri in una rosa forte, quindi quando giochi con gente forte secondo me è molto più semplice, molto più facile, c'è un ambiente più sereno perché comunque vengono i risultati. Invece quando sei in un ambiente dove sei ultimo c'è tanta negatività e non è facile riprendersi. Invece gli svantaggi, comunque è vero, c'è una rosa ampia, però non sono svantaggi, c'è tanta competizione, però c'è anche la possibilità di crescere come giocatore, perché se c'è competizione secondo me aumenta il livello e aumenta anche l'intensità dell'allenamento e bisogna sempre farsi trovare pronti. Accanto a te Marco Costa, ciao Marco, caronnese, ciao. Unica squadra che ieri è riuscita a vincere tra quelle che inseguono le due di testa. Sì, è stata una vittoria importante perché arrivavamo praticamente da un mese senza vittorie e ci ha permesso un po' di staccare quelle dietro, tenerle lontane e cercare di recuperare punti su Rezzato e Prosesto. E poi adesso vediamo settimana prossima che bello scontro con il Rezzato per cercare di superarli. Le due davanti sono troppo lontane. Le due davanti non sbagliano corrono troppo, non sbagliano mai, sono due squadre veramente forti e non so neanche chi la possa spuntare da qua alla fine perché sono veramente veramente forti. Abbiamo raccolto pronostici contrari, che chi è stato qua ha detto in modo abbastanza democratico o Mantova o Como, ma sono abbastanza divise i nostri pronostici, a parte quelli di Bobo che lui invece si schiera sempre. Ciao Bobo, tu eri a Crema, giusto? A vedere lo scontro. Big match, diciamo, la partita più importante dei tre gironi che noi trattiamo. Due squadre che meritano secondo me il salto di categoria perché sono strutturate veramente veramente bene, però ieri ho visto però sono lì in tre e lo fa una. Sì, purtroppo sì, è il problema della Serie D, però ieri ho visto per 60 minuti un gran bel Pergo Crema.
la reggiana un po' ridimensionata. Le tese che poi ti ripigliano quando vai a vederli. Pergole tese. Crema per... quello che cambiano sempre. Sai che io sono fatto l'antica, perciò mi piacciono i vecchi nomi. La reggiana buona per gli ultimi 25 minuti, ma il mister, durante un'intervista post partita, ha recriminato proprio per questo atteggiamento sbagliato della sua squadra nei primi 60 minuti, dove la pergole tese o il pergo crema veramente ha meritato la vittoria finale, sbagliando oltretutto un rigore sul 2-0. A proposito di sbagli, forse tu, Giulio, eri a Cesarano, il Cesarano ha proprio un po' sbagliato la partita ieri. Sì, no, un approccio piuttosto leggero contro una squadra che sappiamo ha la principale arma è quella di metterla sull'agonismo anche fin troppo, e quindi non sono mai entrati in partita all'inizio, l'ha fatto invece il Como e poi ha trovato anche due gol abbastanza presto, anche subiti forse un po' in giro dal Cesarano, e lì si è un po' chiuso perché poi è stato difficile riaprirlo. Il Cesarano ha avuto, poi abbiamo le immagini comunque, giusto, dei due lampi a fine primo tempo non concretizzati, e non aprendola lì la partita con l'1-2 è stato impossibile nella ripresa poi rimettere in sesto la partita. Quindi abbiamo detto più o meno quali sono stati i risultati più eclatanti, ma andiamo a vederli nel dettaglio. Partiamo dal girone A, dove il Lecco ha vinto fuori di casa 1-0 a Borgosesia, ha mantenuto il vantaggio di rispettivamente 9 e 8 lunghezze su chi lo inseguiva, cioè Sanremese e Savona. Anche la Sanremese e il Savona hanno vinto i loro scontri, il Savona ha ritrovato le reti di Virdi su una doppietta ieri. Eccoli qui i risultati: il Lecco, che è andato a vincere sul campo al Borgosesia 1-0, ha vinto, e questo è sicuramente il risultato di questo girone, all'Arconatese 2-0 a Casale, il Chieri ha perso in casa col Borgaro 1-0, ha vinto anche la Folgore Caratese 2-0 col Sesto Levante, la Sanremese è andata a vincere a Fezzano 3-1, 2-2 fra Inveruno e Bra, che prima è andato sopra, l'Inveruno poi è andato sotto e è rimontato, la Milano City è l'unica lombarda sconfitta in questa giornata, ha perso Lavagna 2-0, Lavagna, che se non sbaglio è al quinto risultato utile consecutivo, è forse una delle squadre più in forma in questo inizio 2019. La Prodronera ha vinto con Ligorna 1-0 e ha vinto anche il Savona, dicevamo, 2-0 doppietta di Virdis in casa con lo Stresa, per cui la classifica dice Lecco in testa, non mi ricordo i punti per cui devo aspettare che arrivi la grafica della classifica, con, dicevamo, 8 lunghezze di vantaggio sulla Sanremese e 9 sulla Savona. Ci deve essere qualche problema con la grafica, per cui ti rubo Sprint Sport, sperando che non ci siano errori. Allora, Lecco 52, Sanremese 44, Savona 41, Casale 39, e poi per arrivare all'ultima ultima posizione utile dei playoff bisogna aspettare il Ligorna 33, qui sappiamo che non c'è la forbice, per cui chiunque arrivi al quinto posto i playoff li farà. A 31 ci sono Chieri e Inveruno, poi Folgore Caratese a 30, la Magnesa 28, e poi andiamo dalla parte destra della classifica, dove ci sono al momento Borgaro e Stresa, che sarebbero le due retrocesse direttamente, Prodronero, Milano City, Arconatese e Sestri Levante, che giocherebbero i play-out, che sono solo 6 punti fra Sestri Levante e Prodronero, quindi con due lombarde interessate al momento dai play-out, con l'Arconatese che comunque con i 3 punti di ieri è riuscita a fare un bel balzo in avanti, adesso ha la Fezzanese quantomeno nel mirino. Quando si vince 1-0, Samuele, così tante partite, anche se il Lecco forse non ne ha vinte così tante 1-0, però quando sei così cinico da andare in trasferta, è stato un'autorete se non sbaglio, sì, questo, perché nel tentativo di anticipare il giocatore e il difensore della Borgosese l'ha messa in gol, e poi difendere il risultato senza correre grossi rischi è un segnale molto significativo a chi ti insegue di continuare a vincere. Sì, anche perché comunque le partite in trasferta sono sempre più difficili. Noi siamo una squadra che secondo me anche in trasferta si sa adattare molto alle situazioni, ai campi. E soprattutto quindi, i campi. Soprattutto i campi, anche se ieri era un sintetico come il nostro in casa. Però siamo una squadra che secondo me veramente si sa adattare, i giocatori sanno veramente adattarsi a qualsiasi tipo di situazione. E un risultato 1-0 per le inseguitrici comunque è un risultato che ti dà fastidio secondo me, e noi siamo stati bravi a sfruttare comunque quel contropiede, e poi non abbiamo in pratica, il nostro portiere non è mai stato... Infatti, stranamente, di solito nella sintesi dell'Echo Channel ci sono sempre un sacco di immagini e poi devo tagliare, togliere, spezzettare perché sono troppo lunga. Effettivamente questa volta non ce n'erano un granché né vostre né tanto meno sì, di vostri avversari. Ieri, a differenza di altre volte, magari abbiamo creato di meno, però obiettivamente non abbiamo veramente quanto basta. Non abbiamo subito niente e siamo stati bravi a portarla a casa.
andiamo a vederla la partita nella sintesi di Lecco Channel, quello che è successo a Borgosesia, fra Borgosesia e Lecco. Corda, Voleri, Voleri il cross sulla destra, palla che filtra, palva a terra, spinta abbastanza evidente da dietro, nulla da ravvisare, Dragoli, palla verso il centro, morbida, Malgrati, fuori di un nulla Malgrati col Demi Volea al volo. Iannacone cross al centro, ancora sulla testa di Magonara che è a 5 metri da lui, malissimo Iannacone in fase di finalizzazione. Lecco riesce a distendersi, 3 contro 3, falla sulla sinistra, se ne va, falla, può puntare la porta, fal cross al centro, autogol, Lecco in vantaggio, minuto 36. Danna se ne va col suo solito gioco di gambe, Danna guarda vicino a lui Lisai, siamo sulla sinistra, Lisai, palla portata al centro, Lisai, la palla che sfugge dalle mani di Del Frate, poi la trova però prima che Dragoni possa intervenire, di Del Frate questa gara che però ha già dovuto capitolare nel corso del primo tempo. Lecco che prova a riattaccare, Danna al centro, Del Frate in diagonale, intanto sono stati accesi anche i riflettori qui al comunale. Palla buttata dentro verso Falli, Isaida al limite, non lontanissimo dalla porta di Del Frate. Dovrebbe essere finita qua, mancano 5 secondi. Scappa la palla dalle mani dei giocatori del Borgosese che hanno l'ultima rimessa, 49 che scatta ora. Fischietto in bocca e finisce qua. 52 punti per la Calcio Lecco in classifica, finisce 1-0 a Borgosese. Stavamo guardando che finalmente non ci si può lamentare del campo a sto giro, perché spesso in questo girone, come nel giorno D, è un po' complicato. Neanche nel tempo atmosferico a dispetta vostra, Marco, che c'è ancora un po' sciavate ieri. Sì, è iniziato a nevicare. La prima e secondo tempo è stato pazzesco. Sì, incredibile. Tra l'altro poi loro vestiti bianco, il primo tempo pallone bianco, si faceva una fatica incredibile a capire tutto. Tra l'altro il vostro campo, che a detta di tutti è un bellissimo campo, con un tempaccio così, un po' da risentire. Sì, un po' sì, perché comunque cioè la neve è caduta abbastanza neve e comunque si faceva fatica anche a giocare palla, che è un po' la nostra forza, diciamo, giocare palla, e abbiamo trovato fatica, però comunque l'hanno un po' pulito tra primo e secondo tempo per limitare un po' i problemi, però si riesce a giocare bene, comunque è un ottimo sintetico e ci va in casa. Tante squadre magari fanno anche fatica perché non sono abituate alla velocità del sintetico rispetto che a noi che ce l'abbiamo in casa. Samu, anche voi con il discorso del sintetico ti trovi bene? Perché ci sono giocatori che invece eliminerebbero i sintetici dalla faccia alla terra. Beh, a me sinceramente piace ancora l'erba vera. L'erba vera. Mi piace andare in scivolata, ma sul sintetico ti fai male. Ti sbucci sempre, quindi però vabbè, il nostro è un sintetico veramente bello. Hai qualcuno con cui hai giocato? Hai trovato qualche ex compagno? Io sì, Malgrati, che era il mio capitano a Renate, è arrivato con me anche Ayman Napoli, che gioca con me a Renate. Quindi una ex Lega Pro, una piccola enclave. Andiamo a sentire Marco Gaburro, il mister dell'Ecco, che commenta così la vittoria di Borgosesia. Mi sono una partita che sicuramente era scorbutica, soprattutto per la mentalità del Borgosesia, che era molto vicina a un 5-4-1 più che ad altre cose. L'avete interpretata bene, l'avete interpretata cercando di tenere il pallone a sfondare sulle fasce laterali, alla fine l'avete risolta con un contropiede. Sì, sì, la partita che ci aspettavamo dal punto di vista agonistico, dal punto di vista delle dimensioni del campo, dei ritmi. Non era semplice interpretare il primo tempo, però secondo me ci siamo fatti trovare pronti anche quando serviva a giocare sulla seconda palla, quando serviva contrastare. Poi sì, abbiamo provato ad avvolgerli, non c'era tanta lucidità magari negli ultimi 20 metri nel cercare di entrare in aria in una certa maniera. Poi quando ci hanno concesso un po' di profondità l'abbiamo subito sfruttata con un bel movimento di falli. Partita ottima di parte di chi è subentrato, io direi partita straordinaria di capitan Malgrati oggi. Vabbè, sì, certo, tutta la difesa è stata una partita eccezionale dal punto di vista difensivo, perché i due centrali difensivi e anche i due terzini nelle chiusure, poi era viscido, si poteva sbagliare un rimpallo e si permetteva degli avversari di andare in aria, quindi per me dietro è stata una partita oggi proprio di livello. Poi siamo tornati a non prendere gol, una cosa importante per una squadra come noi, però in generale siamo una squadra che secondo me oggi ha avuto delle risposte, molte risposte sul piano caratteriale. Cioè abbiamo fatto una partita di personalità, abbiamo concesso nulla, abbiamo segnato quando serviva, poi sì, si poteva anche trovare il secondo gol, ma secondo me l'importante è la consapevolezza mentre stai giocando che sei tu a decidere quello che succede. Questo secondo me in questa fase del campionato è molto importante.
Quindi direi decisamente soddisfatto Marco Gaburro della prestazione, del risultato, di come avete interpretato questa gara. Tu il girone lo conosci poco, perché praticamente sì, è la prima volta. È la prima volta anche che fai proprio il girone A? Sì, prima volta che faccio il girone A. Ok, perfetto. Quindi hai incontrato il casale di quelle che stanno lì davanti. E la Sanremese. Anche la, quindi sì, la prima partita, ero entrato dalla prima partita che ero arrivato in pratica. Che impressione ti ha fatto la Sanremese? Ma a me ha fatto una buona impressione, una squadra che tende a giocare tanto a palla a terra. Noi vabbè, quella partita lì ha trovato due gol d'Anna con un euro gol in un momento in cui loro stavano attaccando, però a me ha fatto veramente una bella impressione. Invece il Casale è una squadra che gioca meno palla, gioca soprattutto su lanci, ma è una squadra veramente organizzata. Forse è più complicato incontrare in casa loro che non magari in trasferta. Sì, il Casale è una squadra che non ti permette di giocare, che ti chiude tutti gli spazi, è una squadra veramente fastidiosa. Oh, Bobo, vedi come analizza bene le squadre avversarie? Può già fare l'allenatore, Dragoni? No! Dragoni va bene lì a fare il centrocampista fino a 40 anni. Forse il settore giovanile. Beh, Quagliarella insegna, scusa, 36 anni, doppietta ieri, ha record di Battistuta battuto, direi che veramente... senza età, record ma senza età. Allora andiamo al prossimo turno, così vediamo su che campi continua la lotta del Lecco e con delle sue inseguitrici, anche se come abbiamo detto in questo girone il più 8 e il più 9 lasciano abbastanza tranquilli. Allora il Lecco ospita la Lavagnese, e comunque è la squadra più in forma di questo momento, Samuele, perché se non sbaglio la Lavagnese viene, adesso vado a leggerlo perché me lo sono segnato, da 9 risultati utili consecutivi, quindi è sicuramente una squadra in forma in questo momento. L'Arconatese se la vedrà con la Fezzanese, la Folgore Caratese va a Bra, l'Inveruno ospita il Casale, Lecco Lavagnese appunto, Ligorna Borgosesi a Milano City Chieri, Sanremese Prodro Nero, Sestri Levante Savona e Stresa Borgaro per quel che riguarda il prossimo turno di questo girone. Passiamo invece a vedere quello che è successo nel girone B, perché abbiamo detto lo Scanza ha strappato questa importantissima vittoria sul proprio campo al 92esimo con Albini contro la Prosesto, che ricordiamo continua ad affrontare questa inizio di 2019 senza Bertani, che non so a che giornata di squalifica sia arrivato, e senza Viganò che penso rientri la prossima settimana. Il Pontisola ha vinto 2-0 sul campo all'Ambrosiana, la Caronese ha vinto 2-0 col Seregno, il 3-0 del Como Ciserano, il 3-1 del Mantova con l'Olginatese, che comunque ha retto fino al 60esimo e poi ha dovuto soccombere, l'1-0 dello Scanzo Rosciate con la Prosesto, il 3-1 del Caravaggio che lo toglie dai guai un po' sul campo del Sondrio, che non è mai un campo semplice, il Darfo ha pareggiato a Villafranca, il Villavalle che vinceva fino al 92esimo se non sbaglio ha dovuto fare i conti col pareggio del Legnago e quindi salutare la prima vittoria di quest'anno che sarebbe arrivata appunto ieri, e la Virtus Bergamo ha pareggiato 1-1 con il Rezzato, questo è l'altro scontro di alta classifica per quel che riguarda questo girone. Quindi rimangono il Mantova in testa a 54, il Como a 52, il Rezzato che ha 12 punti alla vette, 10 dal secondo posto, la Cronese la Prosesto a 41 e poi la Virtus, qui si chiude il discorso playoff, e poi c'è la Virtus Bergamo che comincia ad avere già 10 punti alla Prosesto, anche se ha accorciato di un punticino ieri a 31, a 29 ci sono il Pontisola e il Villavalle, quindi i bergamaschi qua si stanno veramente difendendo benissimo. Il Sondra a 25, la parte destra della classifica con il Caravaggio che ha raggiunto il Seregno a 24, il Darfa a 23, il Legnago a 20, il Cisrano al 19, il Villafranca a 18, a 17 Scanza e Ambrosiana e a 9 l'Olginatese, quindi qua ci sarebbe l'Olginatese condannata, non so se nella classifica così sono stati rispettati, non so quali siano i criteri, gli scontri diretti piuttosto che nello stabilire a pari punti la penultima. Beh, ci sarebbe lo spareggio. Ci sarebbe lo spareggio per scendere, ok? E quindi l'altra farebbe poi i play-out. Esatto. Mi ridate un secondo la classifica? Credo che come punteggio non ci sia il discorso della forbice da prendersi in considerazione al momento. 17 e 20? Assolutamente no. Quindi questo è quanto sta dicendo la classifica in questo momento. Io andrei a Scanzo subito per vedere quello che è successo, perché dicevamo una vittoria importantissima dello Scanzo Rosciate, arrivata nel minuto di recupero, è capitato allo Scanzo
scanso di prendere gol nei minuti di recupero, invece questa volta l'ha fatto al cospetto un prosesto che effettivamente qui vediamo il tiro di Maietti al 14esimo con Tamma che ha messo in angolo e qui un'altra conclusione sull'esterno della rete di Bangai che non ha trovato la porta. Qui c'è un diagonale di Guccione che esce fuori bersaglio, alla mezz'ora c'è il colpo di testa di Rota e per pochissimo Suardi sul secondo palo non arriva a deviazione vincente. Qui c'è un'altra punizione di Maietti che trova Tamma pronto a respingere e poi con le immagini siamo già al secondo tempo, c'è una ripartenza di Galelli con palla a Gian Gaspero, la parata e la riparata di Tamma, su tutte e due le conclusioni di Gian Gaspero. Al 36esimo c'era Notu che ha concluso fuori di pochissimo e al 92esimo è arrivato il gol di Albini, era in campo se non sbaglio da 5 minuti, ha fatto tutto da solo, guardatelo, si è liberato al limite e poi l'ha messa esattamente sotto la traversa. Quindi 92esimo, esplosione di gioia, c'è tutta la panchina in campo, praticamente c'è tutto, tutti quelli che potevano sono entrati in campo a festeggiare questa vittoria importantissima, mancavano pochi minuti penso di recupero e vittoria che quindi lo scanso si porta a casa più che volentieri. Andiamo a sentire il mister dello scanso Nicola Valenti al termine della gara, naturalmente soddisfatto per come hanno giocato i suoi ragazzi oltre che per il risultato. Lo scanso Rosciate vince al 92esimo 1-0 contro la Prosesto, decisivo il gol di Albini al termine della partita combattuta che lo scanso ha fatto suo con pieno merito. Sì, soprattutto perché dopo due ottime prestazioni come Mantova dove abbiamo perso, oggi la squadra ha dato ancora di più e siamo stati premiati col gol dopo il 90esimo, dopo che ne abbiamo presi qualcuno anche noi dopo il 90esimo, oggi fortunatamente ma con tanta voglia il gruppo è riuscito ad andare a prendersi una vittoria che mancava da tanto e che volevamo da tanto. Difesa imbattuta, presso che la Prosesto non ha creato pericoli e davanti lo scanso appunto ha avuto occasioni anche prima del 92esimo, quindi una vittoria penso pienamente meritata. Sì, era una partita combattuta, ha avuto Gian Gaspo la palla per portarci in vantaggio, poi ha preso anche il palo. Però, ripeto, abbiamo tante difficoltà che nessuno mai le ha dette, stiamo recuperando giocatori importanti, ne abbiamo fuori tanti altri, però lo spirito che ho visto da tre partite ormai deve essere questo, perché solo così possiamo cercare di fare un altro miracolo. Ci ha corretto in diretta non solo il mister dello scanso Rosciate ma anche il presidente sul secondo tiro, non c'è stata la parata di Tamma ma c'è stato il palo a respingere la conclusione di Gian Gaspero. Ma abbiamo visto un'altra bella occasione che è quella del colpo di testa di Rota su cui Dario Suardi non è arrivato per un soffio, difensore centrale, uno degli uomini di esperienza di questa squadra, anche lui al termine della gara ha rilasciato questa intervista. Siamo con il difensore dello scanso Rosciate, Dario Suardi, al termine della battaglia che lo scanso ha vinto 1-0 contro la Prosesto, tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Sì, è vero, finalmente raccogliamo quello che secondo me meritiamo, perché secondo me è stata una vittoria abbastanza meritata, visto i numeri calci d'angoli e comunque anche qualche occasione che abbiamo creato. Era diverse partite che magari perdevamo, pareggiavamo a fine primo tempo, prendevamo gol o al 90esimo prendevamo gol e per una volta mi ha raccolto quello che meritavamo, mi ha fatto gol noi alla fine, poi siamo stati bravi a difenderci per l'assalto finale e secondo me è una vittoria meritata finalmente. La difesa non ha subito gol e penso la prestazione sia stata assolutamente soddisfacente per tutti voi di squadra e di reparto per quanto riguarda la difesa, visto appunto che davanti c'era una signora squadra come la Prosesto. Sì, esatto, poi come hai detto tu alla fine della fase difensiva la fa tutta la squadra, perché se i quattro difensori difendono bene poi i centrocampisti ne accorciano sulle seconde palle non difendi bene, quindi un complimento va fatto a tutta la squadra perché la fase difensiva si fa in 11 non in 4. Sei d'accordo Marco? Sì, che sì. Tutte sì. Le volte che se la prendono con i difensori perché pigliano gol, magari se uno fa una cavolata è vero, ma se sì, la fase riguarda soprattutto tutti. Con alcuni allenatori. Sì, sì, sì. La differenza la fa quando ti difendi in 11, perché anche rimanere solo in 4 dietro, poi prima o poi il gol te lo fanno. Tra l'altro tu hai un allenatore molto offensivo, che di solito ha una squadra che di gol ne prende. Sì. Ne fa tanti, ma ne prende. Sì, nelle ultime partite ne abbiamo presi parecchi. Per demeriti nostri, anche per un pizzico di sfortuna, però siamo comunque tra le prime quattro migliori difese del girone, e
non ne prendiamo così tanti. Anche questa domenica finalmente siamo riusciti a non prenderli e a vincere, perché nelle ultime domeniche facevano gol e lo prendevano subito, quindi. Io non mi ero accorta di essere andata così lunga, abbiamo le immagini della tua partita, poi andiamo a vederle, ma direi che possiamo lasciare qualche minuto di spazio alla pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Eccoci qua, restiamo sul girone B, abbiamo detto, abbiamo le immagini di quello che è successo a Caronna fra Caronnese e Seregno, con un po' di polemica, Marco, ti riguarda anche un episodio, perché il Seregno si è lamentato per alcune decisioni arbitrali, un rigore non concesso e invece il rigore concesso alla Caronnese, ne hanno fatto le spese, io sono andata a vedere il tabellino, poi mi sono fatta spiegare da Marco perché nel tabellino, essendo stati espulsi dalla panchina, non li avevo trovati, perché poi al termine della gara delle interviste si parla di 3 espulsi e effettivamente dal campo nessuno, dalla panchina sì, sì. E quindi fortunatamente per il Seregno un unico giocatore e quindi che ne farà le spese, poi mister Ardito, il team manager e probabilmente anche il preparatore atletico, non che questo sia un male minore, però piuttosto che i giocatori che devono scendere in campo, però poi andremo a vedere anche gli episodi, ce li abbiamo. Intanto andiamo a vedere le immagini sotto la neve di quello che è successo a Caronno fra Caronnese e Seregno. Si trattava di Pavan, errore della difesa caronnese, palla in mezzo, ancora tiro a giro di Bonaiti, la camera quasi al limite, sfiorata la rete, cercato e trovato un giocatore. Conclusione di testa, colpo sicuro, salvataggio di Pavan. Bonaiti, la camera, bel cross. Seregno e Caronnese sulla stessa linea d'area. Palla che sorvola tutto di testa. Rete! Fuori gioco. Rimpallo. Rigore. Corno. Rete! Portiere che si butta sulla sua sinistra, pallone centrale, nuovo entrato, si proietta sulla fascia destra, prosegue, ancora grande azione di Ampollini, colpisce il palo, attenzione, colpo di testa, colpo sicuro, altra azione, attenzione Roveda, ancora un dribbling, corno, rete! Rete di Corno, grandissima l'azione di Roveda, dobbiamo dirlo, mantenuto palla, 33esimo del secondo tempo, grandi, aggancia bel pallone, tiro respinto da Barlocco, occasione rete. Quindi abbiamo visto le immagini, anche il gol annullato l'avevi segnato tu, sì. Ma non eri in posizione di fuorigioco. No, io sul colpo di testa non ero in posizione di fuorigioco, poi la deviazione del mio compagno, lui era in fuorigioco. Era in fuorigioco, però non sono questi gli episodi su cui il Seregno ha recriminato, ma sono più d'uno. Noi abbiamo selezionato il rigore non dato e il rigore dato giusto per guardare questi due episodi che sono stati forse più eclatanti. Andiamo a rivederli insieme alla nostra VAR. A questo è il gol, il rigore non dato, ci sei tu sull'uomo? No, questo no, era un altro. Ah, era un altro episodio? Sì. Questo è questo un cross qua, in mezzo. E non sei tu, no, assolutamente, c'è il contatto in mezzo all'area fra Artaria, forse, non lo sì, so. Artaria. Sì, Artaria. E il vostro numero 2, Bobo. Ma alle immagini mai no. Sai che sono molto indeciso. Non vorrei dire una stupidata, perché poi domenica vado a vedere Seregno Sondrio, perciò... Quindi ti fanno entrare. Okay. Non mi fanno entrare. Però non l'avresti dato, se tu fossi stato l'arbitro non l'avresti dato, puoi dire così, eh? Fammelo un po' vedere. C'è Dario che fa un po' se c'era doveri alla VAR, dava sicuramente il rigore qua. Cioè,
palla in mezzo, il contatto in area. No, ma non... Samu? No. No, per me non è rigore. Questo quindi è il primo episodio. Colpa della neve. Beh, sicuramente non era semplicissimo. È scivolato sul sintetico con la neve. Il secondo episodio è invece il rigore concesso. Quello su cui si può discutere, secondo me, essere in area o meno, perché la palla entra sì, in area, in area. Lui anticipa il difensore. Forse ci mettono il piede insieme, Giulio? Così non si capisce molto bene, adesso che sembra che lui ci arrivi, ma perché noi lo vediamo da questa parte, magari ci arriva anche il difensore di là, non lo so. Però effettivamente l'entrata è abbastanza scomposta. Non facciamo parlare Marco che di parte, Samuele. Ah, da queste immagini sembra che tocca la palla al giocatore della Caronese e l'altro interviene dopo. Però bisogna vedere... Sia il guardaline che l'arbitro sono abbastanza vicini. Ma è rigore. Anche se vabbè, da dietro l'arbitro magari fa più fatica, però l'assistente di linea. Comunque, questi sono i due episodi. Andiamo negli spogliatoi. Carmine Castella non sembrava così agitato negli spogliatoi, anche se non li ha mandati a dire all'arbitro. Sentiamo il presidente della Caronese. Una partita che secondo me è risultato bugiardo. Primo caso perché il rigore non era rigore. Un arbitro secondo me... Non mi sono mai lamentato degli arbitri in 22 partite, ma secondo me questo è un arbitro veramente alquanto scarso. Oggi siamo stati non penalizzati di più, perché abbiamo avuto 3 espulsioni e 6 ammoniti quando la Caronese ha avuto un ammonito solo e la partita è stata una partita abbastanza corretta. Almeno, è la stessa partita che abbiamo visto insieme. Quindi io penso che sia stata una partita abbastanza corretta con anche del fair play. Su azioni di ripartenza la palla andava fuori quando un uomo era per terra. La cosa che mi lascia allibito è... il metro di misura che ha avuto l'arbitro. 3 espulsioni, 6 ammunizioni che comunque compromettono il rendimento del giocatore in campo perché con la seconda ammunizione verrebbe espulso. Quindi ho detto tutto. Un presidente un po' arrabbiato, ma neanche troppo. Espulso alla panchina anche Michele Ardito, che è un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che se dovete fuori dal campo è una persona tranquillissima, ma in panchina sicuramente si trasforma. Andiamo a sentire anche lui al termine dell'incontro. Dopo partita Caronese Seregno 2-0 per i padroni di casa, con me Mr. Ardito. Faccio l'accenno di quello che ho visto dal partita, parlo solo di tecnica, un bel Seregno, lo ribadisco, che ha imbrigliato per 45 minuti la Caronese. Mi sento di fare un plauso alla squadra per la prestazione che ha messo in campo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'atteggiamento, dal primo minuto all'ultimo secondo, perché comunque oltre il primo tempo, dove sì, meritavamo di andare in vantaggio, però purtroppo non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo, nonostante siamo andati sotto di un gol, e anche quando siamo andati sotto di 2 gol ci abbiamo creduto fino all'ultimo, abbiamo lottato, abbiamo creato, abbiamo avuto altre occasioni. Purtroppo da avere un rigore mare a favore nel primo tempo sulla trattenuta su Artaria, averne uno contro, le partite cambiano, sono degli episodi importanti, determinanti, e poi dopo contro una squadra comunque forte come la Caronese, che ha messo in rete, penso, le uniche, neanche 2 occasioni, perché la prima del rigore non è neanche un'occasione, quindi però merito a loro, e noi ora dobbiamo fare la conta anche degli squalificati per domenica, che andiamo a affrontare una partita molto importante per noi, per il nostro campionato. Però ho detto ai ragazzi a fine partita, se mettiamo in campo questo atteggiamento fino alla fine del campionato, i risultati arriveranno. Sì, non so chi era in panchina domenica. Direttore. Non lo so, adesso vedremo. Doppietta di Federico Corno, che sale a 11 gol, se non sbaglio, quindi in doppia cifra un altro anno, perché per non farsi mancare nulla, visto che è abituato. Avevi segnato a Trento, Samu? Sì, 2 gol. Quindi nel tabellino dell'anno 2 gol bisogna metterli. Tu sei uno che segna abbastanza. Sì, ne sbaglio anche tanti, però... Hai segnato anche tu, Marco? Sì. E penso che sia il primo, assolutamente. Sì, sì. Ma è stato un gol decisivo, io non so quando tu l'hai segnato. Contro il Pontiso all'1-0, poi ci siamo fatti riprendere subito, alla fine abbiamo pareggiato 2-2. Ok, vabbè, però... Una bella soddisfazione. Sì, 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 sì. Ma anche nel settore giovanile segnavi poco? Sì, ho sempre fatto il difensore, quindi il gol... Non sei un difensore col vizio? No. Non è
sala, non ha niente a che vedere, mentre tu segnavi anche nel settore giovanile. Sì, ho iniziato a segnare negli allievi, che ho beccato un'annata giusta a Brescia, da lì ho iniziato a fare qualche golletto ogni tanto. Tra l'altro un settore giovanile, tu hai detto, hai citato Bardelloni qui perché era con te nel settore giovanile della Brescia, ma è un settore giovanile di cui ti ricordi qualcuno in particolare? Beh, io quegli anni giocavo con Salomon, con il Caduri, che vabbè Salomon, adesso il Caduri mi sembra che torna al Parma, non so, dovrebbe tornare potrebbe, al Parma. Sì. Poi vabbè c'era Paghera che ha fatto la B, Viotti che era lì alla Zana, poi c'era qualcun altro, adesso non mi ricordo, però c'era qualcuno. Allora, andiamo a sentire anche Achille Mazzolini, il mister della Caronnese, soddisfatto perché non ha preso gol, soprattutto per quello. Poi non so se dalla faccia non mi sembrava proprio felicissimo, forse della prestazione no, ma del risultato sicuramente. Il mio parere è quello che sono più contento di altre volte, perché non abbiamo magari giocato così bene come altre volte, ma abbiamo conquistato i 3 punti. Quindi altre volte vedi Mantova, vedi domenica scorsa Sesto, forse abbiamo giocato anche meglio. Se si può dire giocare meglio, ma abbiamo preso solo 1 punto a Sesto e perso in casa con il Mantova, quindi credo che la soddisfazione una volta è anche quella di non fare magari così bene, perché poi ci sono gli avversari, perché poi ci sono le previsioni del tempo che non si sa mai come possono essere, quindi il campo che non era così bello come il nostro campo di solito e ci ha messo anche delle difficoltà. Con questo non voglio dire che non abbiamo giocato bene perché c'era la neve sul campo, ma perché di fronte avevamo anche un'ottima squadra, quale il Seregno. Non abbiamo preso gol ed è anche una novità, e siamo riusciti comunque a fare una buonissima partita. Okay. Quindi vuol dire che abbiamo anche altre caratteristiche, sia caratteriali che di personalità. È un buon segno, perché alla fine certe partite, per arrivare in alto, bisogna vincerne anche in questo modo. È un buon capitano goleador? Beh, direi di sì. Nelle ultime 2 partite, 4 gol, Federico è un potenziale importante e ce lo teniamo ben stretto. Quindi, Federico Corno, che spero venga a trovarci uno dei prossimi lunedì, Bobo, cosa dire? Ogni anno diciamo, vabbè, Federico Corno arriva in doppia cifra, andrà fra i professionisti e poi non ci va mai. Ma no, ma lui sta bene lì a Carano, col studio da fisioterapista, lui sta bene, dove che va, ma va, poi becca dei bei soldi a Carano, perciò. Samuele, per te è una punta, cioè tu sei stato all'inizio della tua carriera, il professionismo l'hai conosciuto, ci sei tornato a Renate 2 anni fa, giusto? Sì, 2 anni fa. Una stagione sola? Sì. Non dico niente su quest'anno, ma ci torneresti? Ci punte a tornare fra i professionisti? Sì, dai, sono un ragazzo ambizioso, diciamo che è sempre la possibilità di salire è sempre bello, però staremo a vedere, vediamo la fine del campionato, poi vediamo cosa succede. Comunque in D si sta anche bene in D, dai. Beh, è una D d'altissimo livello, sì. Visto le squadre che ci sono arrivate. Tu, Marco, arrivi dal settore giovanile del Monza, che è saltato in aria insieme a tutta la squadra, sì. Poi sei andato alla Giana, poi sei tornato a Monza e vai, ogni tanto io ti ho beccato a vedere la tua squadra, giusto? Sì, di sì, tifi sì. Monza. Sì, sì, ogni tanto torno a vedere. Cosa si dice di questa nuova era del Monza? Sono tutti contenti, perché comunque è entrata una proprietà importantissima con Berlusconi, che penso che possa dare solo garanzie. Però allo stesso tempo, secondo me, anche le pressioni sui giocatori si sono alzate, perché le parole che hanno detto sia Berlusconi che Gagliani vogliono vincere tutto praticamente, cercare di salire il più velocemente possibile in Serie B. Glielo auguro, perché comunque anche il presidente Colombo ha fatto degli sforzi importanti, ha preso una società che non c'era più praticamente, e l'ha riportata nei professionisti, e spero che possano continuare con la loro marcia verso la promozione. Allora, io so che potrei andare in pubblicità adesso, però mi prendo un attimo di tempo per andare a vedere quello che è successo in quel di Alzano, fra Virtus Bergamo e Rezzato, quella Virtus che è passata in vantaggio, con Rezzato che con Sodigna, che è uno dei tanti uomini di classe che ha in rosa, poi ha rimontato il risultato, un 1-1, andiamo a vederlo grazie all'ufficio stampa della Virtus Bergamo.
Sfida d'alta classifica il Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, dove la Virtus Bergamo ospita il Rezzato, terzo della classe. Subito in avanti i ragazzi di Bruniera, il tocco ravvicinato di Germani su cross di Pozzoni al secondo fa buona guardia a Zanellati. Ancora la Virtus, il palo di Aufà di gran botta e poi controbalzo di Riva e parata del portiere bresciano. Corner di Riva, colpi testa di Espinalla centrale, ancora in avanti, undicesimo minuto, il gol del vantaggio, Germani per Aufadi, Aufadi Calì, il tocco per Riva, pallonetto, Monni è solo, si gira e calcia alle spalle di Zanellati, gol del vantaggio, una splendida azione di squadra dei bianconeri. Risponde il Rezzato che prova con un tiro a girare di Pedrini, parato da Cavalieri in presa. Ancora in avanti ragazzi in maglia rossa, sempre calcio d'angolo di Riva, colpi testa e spinale deviato, zampata di Aufadi, respinta, Virtus nuovamente vicina al raddoppio. La ripresa è completamente diversa, ma sono sempre i ragazzi di Bonilla a sfiorare il gol con una punizione di Riva parata in due tempi da Zanellati al minuto 15. Sale l'intensità, la manovra dei bresciani, un cross dalla destra di Pedrini è bloccato a terra da Cavalieri. Ci prova Bruno, entrato al primo della ripresa, punizione deviata in corner dalla barriera, parte in velocità Sodigna, scambia con Bruno al limite, il sinistro di Bruno parato Sodigna è bravo e fortunato a trovarsi al punto giusto e a buttare alle spalle di Cavalieri il pallone dell'1-1 finale. Insiste Rezzato poco dopo, un calcio d'angolo sul quale interviene il difensore centrale Urfini, respinge Cavalieri, ma le occasioni per fare male sono ancora dalla Virtus, primo un destro di Monni a lato al 32esimo sul primo palo, poi ci prova anche Bruno per il Rezzato, palla fuori alla destra del portiere della Virtus Bergamo. E qua c'è la più grande occasione con Monni che salta di bravura l'avversario e il suo tiro a lato di poco, grossissima chance per il 2-1. Sodigna con i suoi piedi fatati ci prova dai 35 metri, bravo Cavalieri a respingere in angolo, ma la Virtus a chiudere in avanti, cross di Monni, zampata di Ghisleni, palla a lato di poco, poteva essere il gol decisivo per il giovanissimo attaccante bianconero. L'ultima chance è per il Rezzato, un tiro che termina alto sopra la traversa. Quindi è terminata in parità, si blocca la corsa del Rezzato che forse ancora ci credeva nella possibilità di tentare una rimonta disperata, continua invece con il solito ritmo invece la corsa della Virtus Bergamo che difende la sua posizione, la prima fuori dai playoff e si gode appunto la tranquillità della classifica. Io direi che possiamo andare in pubblicità, torniamo poi per vedere le interviste raccolte in sala stampa. Un gol, basta soltanto un gol, un grido salirà. Eccoci qua, ci siamo lasciati con le immagini di Virtus Bergamo Rezzato, andiamo in sala stampa, partiamo dal mister di casa, Andrea Bruniera, al termine dell'incontro. Vai. Andrea Bruniera, una grande Virtus soprattutto nei primi 45 minuti, poi è uscita anche la forza, la qualità del Rezzato. Sì, è stata una bella partita contro una squadra forte, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato 3-4 occasioni importanti, abbiamo tenuto testa nonostante anche il campo un po' insidioso perché era un po' ghiacciato, un po' si scivolava, però bene, con contenuti tecnici non di elevata fattura proprio perché non era molto facile tenere la palla a terra e avere delle situazioni di gioco importanti, però con tanta tenacia, con tanta voglia, con tanta determinazione, molto bene il primo tempo, molto bene, ma bene anche il secondo nonostante abbiamo sofferto un po' la supremazia territoriale dell'avversario che comunque c'ha tanta qualità e nonostante questo siamo riusciti a creare comunque due occasioni molto interessanti, molto, molto buone per riportarci in vantaggio
quindi soddisfatti sicuramente, con quel pizzico di rammarico, perché battere una grande è sempre, ti dà sempre molta soddisfazione. Noi ci siamo arrivati vicini, è successo così anche un po' domenica scorsa, col volume di gioco un po' più a favore nostro rispetto all'avversario. Niente, ci dobbiamo accontentare del pareggio, ma lo facciamo consapevoli che questa è la strada giusta, perché stiamo fornendo prestazioni importanti settimana dopo settimana. Quindi soddisfatto della prestazione, un po' meno del risultato, il mister della Virtus Bergamo, che probabilmente confidava, visto le occasioni, nella possibilità di portarsi a casa la partita. Andiamo a sentire anche Felipe Sudigna, è uno degli uomini più rappresentativi di questo Arezzato, ex Brescia, ieri ha segnato, ma sicuramente se voi andate a vedere l'Arezzato potete vedere molte altre cose che Sudigna con i piedi riesce a fare. Gran secondo tempo, soprattutto tuo, è stato la marcia in più a questa squadra, un pareggio giusto secondo te? Sì, abbiamo iniziato un po' male i primi quarti d'ora e poi abbiamo ripreso bene. Secondo tempo abbiamo fatto delle nostre giocate e siamo riusciti a fare gol, abbiamo sfiorato anche il 2-1. È andata così, meritavamo di più secondo me, però va bene, cioè abbiamo fatto il nostro, peccato per il pareggio, che potevamo fare meglio. La classifica adesso, le prime allungano, e come vedi il proseguo del vostro campionato? È difficile, però noi dobbiamo sempre pensare domenica dopo domenica, fare il nostro lavoro durante la settimana, sempre migliorare e cercare di non perdere punti, alla fine vediamo cosa succede. Quindi Giulio, è possibile sperarci? Ma sai che la curiosità è che quel girone qua, lo scorso anno, la classifica era diventata identica, nel senso che c'erano le prime 5 staccatissime, ok? C'era Virtus Bergamo che ha cominciato a rincorrere con questi punti di distanza, credo che c'erano Darfur per Golettese, l'ultima squadra. La classifica è identica, però come quest'anno penso che sia difficile recuperare. No, io non mi intendevo tanto se la Virtus riusciva a entrare nei playoff, ma se Arezzato riusciva a inserirsi e dare un po' di fastidio alle due di sopra, assolutamente no. Quindi bisognerà, tra l'altro non si sa ancora cosa succederà nella composizione dei vari gironi di Lega Pro, nemmeno nella quantità di squadre della B, per cui effettivamente la solita storia dei playoff non servono a nulla eccetera eccetera, potrebbe magari trovare qualche sbocco invece più positivo. Sì, no, oggi è difficile, chiaro, in C può accadere di tutto in qualsiasi momento. Poi, allora, se non c'è lo stadio è inutile quasi farli, anzi è inutile farli i playoff se non è lo stadio pronto per la C. E poi capire quante verranno ripescate è improponibile, tra penalizzazioni, è complicatissimo ad oggi. Qui dicono che asfaltate Arezzato domenica, sono tifosi naturalmente della Caronnese. Io non dico niente. Marco Costa, il muro della Caronnese, hanno scritto. Allora, io passo alla partita successiva, se ho tempo poi recupero il servizio che ho saltato, che è la partita che faccio commentare a Giulio, vediamo che cosa si ricorda, lui l'ha vista, spero se la ricordi. Sì, solo oggi ho visto un'altra, quindi Cisarano e Como, naturalmente, si giocava a Cisarano, il Como l'ha messa sul piano dell'agonismo, così come spesso fa, ed è riuscito con questa rotonda vittoria per 3-0. Andiamo a vedere con le immagini, grazie all'ufficio stampa della Cisarano, quello che è successo a Cisarano, tra Cisarano e Como. Atteggiamento, e Cisarano è stato un po' imbrigliare. E questo è il gol del vantaggio. Dopo 16 minuti a calcio d'angolo, Borghese, dopo una spizzata di Celeghin, la difesa si è fatta una reimpreparata anche complice anche un po' il portiere, ed è arrivato subito il gol alla palla attiva. E questo il 2-0. Ravvicinato, considerate che ha fatto al 21esimo, eravamo già sul 2-0, gol di Gabrielloni, ancora su colpo di testa. Nel finale, negli ultimi 5-10 minuti, il Cisarano ha avuto due o tre situazioni pericolose. Qua Ghisalberti si è visto praticamente parare prima il tiro da un compagno di squadra, poi la palla è stata calciata fuori. Poi c'è stata un'altra occasione, non so se c'è nelle immagini, con Torri che calcia da fuori area abbastanza centrale, però un rimbalzo poteva beffare il portiere, che invece l'ha parata a terra. E infine l'altra occasione a fine primo tempo, con un tiro di Ghisalberti che è finito veramente fuori di pochissimo. Nel secondo tempo ti dirò che è accaduto veramente poco, e anziché il Cisarano, diciamo, avere le occasioni più nitide, l'ha avuta questa qua, il Como, con la parata di piedi di Lancini.
e poi gioco molto spezzettato fino alla fine, quando allo scadere e al 34esimo è arrivato il 3-0. Ma ti dirò che la partita dopo il fine primo tempo sembrava già abbastanza chiusa, difficilmente riapribile. Poi il Como ha veramente lasciato giocare pochissimo, tantissimi situazioni, gioco interrotto, era improponibile. 2-0 poi diventa abbastanza improponibile anche ribaltarla. Comunque allora, ho visto un Como, allora il Como sarà meritato sicuramente di vincere, perché ha partito molto molto bene e ha una forza fisica di corsa importante. Chiaro che sarà gioca anche molto sulla strategia di psicologica, cioè loro iniziano fin dall'inizio a cercare di innervosire la squadra avversaria, e se non hai magari una squadra esperta e in Serie D lo sappiamo che anche con la regola dei giovani gli organici sono molto giovani, la paghi. E cioè il Como in trasferta in molti campi gioca quasi praticamente in casa, non solo per i tifosi del seguito, ma anche per tipo di impronta che danno, di pressioni psicologiche sulla squadra avversaria. È un'arma in più che loro usano spesso anche oltre il confine del regolamento. Chiaro che gli arbitri con le squadre così importanti così sono molto permissivi, e quindi loro vanno a nozze con questa situazione. Lo sappiamo, dopo lo raccolgo. C'è cose che in altre, cioè ho visto due falli Stai fermo lì, che se ci muoviamo dalle inquadrature qua succede un casino. C'è stato ad esempio un fallaccio di Anelli nel primo tempo, che l'arbitro ha dato solo il giallo, in altre situazioni avrebbe dato forse anche il rosso. Falli di simulazione in area dove gli arbitri hanno sempre il giallo invece lasciavano correre, è un po' la classica sudditanza psicologica che hanno con le squadre così importanti. Però il Como ieri, attenzione, ha strameritato di vincere. Io non l'avevo ancora visto, io ho detto che avrebbe vinto il Mantova il campionato. Ti dirò che dopo aver visto il Como ieri, per questo tipo di atteggiamento... Sei d'accordo con Bobo? Anche tu? No! Però ti dirò che sarà duello fino alla fine, veramente. Duello perché... sì, penso che ormai sia abbastanza... non so se lo scontro diretto se gioca Mantova o Como in questo girone di ritorno, però... Invece abbiamo sempre parlato molto di questi tre gironi, della composizione. Tu hai fatto il girone C... Si diceva il Trento è fortunato alla fine, se finisce il girone C, ma il Trento ha le sue sfortune. Che girone è il girone C? Ma io l'ho trovato un girone molto molto difficile, che sai, non ci sono le squadre col nome, cioè non c'è il Mantova, non c'è il Modena, ma invece è un girone in cui ci sono squadre che hanno speso, e anche le ultime comunque sono squadre in cui c'è sempre da lottare, è tutto sul fisico, è un girone molto molto fisico. E veramente è tosto, secondo me da fuori tutti dicono andiamo nel girone Veneto, poi una volta che ci sei non è bello. Allora invece noi andiamo a vedere il prossimo turno, lo so che salto un altro servizio ma me lo tengo lì perché sennò veramente facciamo notte con i ritardi, quindi prossimo turno del girone B di Serie D, così vediamo il duello fra le due capoliste dove continua con il Como che ospita il Villavalle e il Mantova che giocherà in casa con l'Ambrosiana. Caravaggio Villafranca, Darfo Ciserano, Legnago il Ginatese, Pontisola Scanzo Rosciate, Pro Sesto Virtus Bergamo, Rezzato Caronnese, ed è sicuramente questa la partita più interessante per quel che riguarda la parte alta della classifica, Seregno Sondrio, che invece è sicuramente uno scontro importante per quel che riguarda la zona play-out e quindi la zona retrocessione. Andiamo a vedere invece quello che è successo nel girone D, perché abbiamo detto, l'ha detto Bobo all'inizio, c'era la partita fra la Pergolettese e il Reggio che poteva dire qualche cosa. Ha detto che la Pergolettese ha vinto 1-0 e che il Reggio si allontana dal duo di testa formato dalla Pergolettese che ha due punti di vantaggio sul Modena che ha vinto 3-0 col Mezzolara. Ha vinto anche la Drense, per la Drense e per il Cidiverghe sono due vittorie consecutive che hanno dato un po' di respiro. La Drense ha vinto 1-0 col Vigor Carpaneto e il Cidiverghe è andato a vincere 1-0 invece a Pavia. La Calvina ha dovuto arrendersi anche al Pantano del proprio campo, ha pareggiato 0-0 sul proprio campo appunto con l'Axezzola, a vittoria rotonda del Crema 4-2 sull'ultima della classe, il classe appunto. Il Fanful ha perso 3-1 a Fiorenzuola, ma è un risultato molto tondo per quello che si è visto in campo e noi lo vedremo. La Pergolettese abbiamo detto ha vinto, il San Marino ha pareggiato 0-0 con Lentigione e ha pareggiato anche l'Oltre Povoghera sul campo del Sasso Marconi 1-1, quindi... Classifica che vede in testa la Pergolettese a 47, il Modena a 45, il Reggio adesso è a 40, 7 punti la Pergolettese e a 5 dal Modena. Vigor Carpaneto a 35 insieme al Fanfulla, e qui si chiude il discorso playoff.
Il Fiorentina però si è fatto sotto a 34, così come il Crema a 33. Direi che qui chiudiamo il discorso di chi potrà entrare nei playoff o meno. Dalla Pavia in poi si apre invece tutto un altro discorso, perché qui è veramente molto molto aperto per tutte le posizioni, anche se il Class adesso comincia ad allontanarsi dal terz'ultimo posto, quindi dal discorso play-out, perché sono 5 i punti di distanco dalla Calvina, l'oltre Pavovera è a 17, però dalla Calvina, che è la terz'ultima, al 1-2-3, al Cileverghe, che occupa invece l'ultima posizione nei play-out, ci sono 2 punti, ma non che Lentigione, San Marino e Mezzolara possano stare molto più tranquilli. Quindi questa è la situazione del girone D. Dicevamo, l'abbiamo già detto, che forse che il Reggio riprendere questo campionato, essendoci davanti quelle due forze, può essere un po' più complicato, ma visto che hai visto la partita, l'ho vista anch'io, ma non so se ti ricordate una mano, ti faccio commentare quello che è successo. Paura. Tra Pergolettese e Reggio, andiamo a vedere le immagini. Merbottini, colpo d'occhio, penso di altri tempi, un pubblico così si è visto solamente durante il derby, per dirti, 1000 appassionati reggiani presenti al Voltini. Qua c'è subito la prima occasione da parte del Pergolettese con un cross dalla destra, se non sbaglio la spintata. Qui invece il gol bellissimo di Morello, che anticipa il difensore reggiano su un cross dalla tre quarti di destra. Il difensore è stato un po' sorpreso, Morello è stato un po', diciamo, il personaggio numero uno, giocatore numero uno di questa sfida casalinga cremasca. Qua c'è ancora un'occasione da parte della squadra cremasca con Gullit, qua c'è ancora una sinistra di Villa che mette la palla in mezzo, colpo di testa e parata ancora di Rossi, questo ragazzo del 2000 che veramente il primo tempo ha dato molto. E qua c'è stato il rigore su Morello, partito da una battuta di calcio d'angolo, è riuscito a rientrare nell'area grande, Alvita si è messo a terra e qui Franchi ha calciato forte ma centrale, ma Rossi l'ha parata ancora. E qua è cambiata radicalmente la partita, il mister della Reggiana ha compiuto un paio di cambi interni e la Reggiana si è fatta minacciosa, prima è stato un colpo di testa di Zamparo e qua c'è stata una gran parata da parte di Stucchi, che è stato il secondo giocatore secondo me migliore in campo della partita di ieri a Boltini. Qua l'ennesimo tiro di Ponsat che Stucchi la deve ancora sulla traversa e qua c'è stato uno degli ultimi sforzi da parte della Reggiana per arrivare al pari con l'ennesima parata a terra di Stucchi, aiutato dai propri difensori. Per 60 minuti si è vista in campo solamente una squadra che era la Pergolettese. Grande partita a livello difensivo ma anche grande partita a livello diciamo, di fase centrale con un Calzamali sopra le righe. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso ieri, Fede, è che Ponsat e Zamparo, che diciamo sono i due punti secondo me le più forti che ci sono in questo girone, ieri ha fatto veramente sempre fatica. Capocannoniere Zamparo. Sempre capocannoniere con... adesso è diventato Ferrari con la doppietta di ieri a 14 e Zamparo, se non sbaglio, è rimasto a 13 o a 12. Hai ancora diversi ex compagni tu qui dentro, se non mi... Sì, c'è il capitano Manzoni, Piras, Villa, Morello... Poi basta, penso. Sono rimasti solo in 4. Ci giocavi 2 anni fa, quindi. No, l'anno 3. Scorso. L'anno scorso. E oltretutto Manzoni era stato premiato ieri, mi pare, per le 100 partite. Sì, l'anno scorso. Alla Pergolettese. E l'attore Contini che giocava con me l'anno scorso. Ah, andiamo a sentirlo, Matteo Contini, al termine della gara. Vediamo se è soddisfatto di quello che è successo. Del risultato, naturalmente sì, ma penso anche della prestazione. Matteo Contini vince 1-0 il Pergo con la Reggiana. Insomma, se questa doveva essere una prova di maturità, è stata pienamente superata. Sì, anche se la prova di maturità magari sono quelle partite più insidiose come quella di domenica scorsa, e oggi sapevamo di incontrare una squadra fortissima, attrezzatissima, e siamo stati bravi a mettere in campo tutto quello che abbiamo provato durante la settimana. Per più di un'ora, insomma, il Pergo ha controllato la partita, solo nel finale ha concesso qualcosa. Sì, era normale perché magari non avendo la chiusa, l'ultimo quarto d'ora abbiamo sofferto un po', il loro hanno spostato il baricentro un po' più in avanti buttando questi palloni e si sa che magari una mischia, un colpo di testa, però sono stati bravi anche a interpretare quel momento della partita senza mai rischiare niente e fare i complimenti al nostro portiere che oggi ci ha salvato comunque il risultato con una grande parata. L'ultimissima, il campionato è un duello a 2 Pergolettese Modena o no? Come giudichi? No, io penso di no. La Reggiana comunque
dietro di noi. Come ho già detto, basta perdere una partita, tutto si riapre. Mancano ancora troppe partite per chiudere il campionato e dire che è una lotta a due, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli della nostra forza, e poi vediamo tra due mesi. Quindi ci va cauto, giustamente, come deve essere, visto che dietro ci sono due corazzate che lo stanno inseguendo. Andiamo a vedere invece quello che è successo a Fiorenzuola. Hai visto qualcosa? No, ho letto sul Cittadino. Allora, ti faccio vedere invece quello che è successo, perché sono andata a vedermi anche un po' di cronache sui giornali piacentini, e quello che scrivono anche loro è che il risultato è sicuramente un po' largo. E poi c'è il Fanfula che recrimina molto, questo è uno degli episodi su cui ha da recriminare, che è il gol annullato nei primissimi minuti della partita. Poi ci sono alcune occasioni, questo tiro fuori, misura di Zaccariello, e poi Caccori che, se non sbaglio, su quest'angolo mette a segno un colpo di testa ravvicinato con Colnaghi che è distinto a respinge la sua conclusione. Poi ci sono le proteste della Fanfulla per un questo è il gol dell'1-0 del Fiorenzuola, sempre con Caccori. Poi ci sono le proteste del Fiorenzuola per questo fallo in area, palla in mezzo, e il giocatore, che non so chi sia, e chiedo a Bobo se lo riconosce, che anticipa il diretto difensore, e poi la difesa del Fiorenzuola libera. Qui c'è il 2-0 in contropiede con il portiere che viene saltato del Fiorenzuola, è il 23esimo ed è Anastasia che segna il 2-0, ma dopo pochi minuti, con questo rigore, la Fanfulla rimette la partita comunque in gioco, è il 2-1 di Brognoli, rete annullata anche alla Fiorenzuola, poi vedremo, qui c'è la palla in mezzo, un'occasione pericolosa per il Fiorenzuola, è il Fanfulla, siamo con l'immagine ancora nel primo tempo qua ad andare vicino al gol, ma credo che, anche se non si sente il fischio, fosse l'azione fosse fermata. Questo è il gol annullato al Fiorenzuola con la palla in mezzo, e questo, se non sbaglio, all'80esimo. No, questa è una bellissima parata, scusate, su Saporetti di Colnaghi. Qui c'è un'occasione all'80esimo per il Fanfulla, ma la palla non riesce ad essere preda di Radaelli, e al 93esimo c'è il gol del 3-1 con i padroni di casa che chiudono il discorso con Buali. Quindi 3-1 della Fiorenzuola. Anche tu hai letto? Sì, si sono un po' lamentati di certe decisioni arbitrali, però chi è che vince ha sempre ragione, purtroppo. Questo di sicuro, però andiamo a vederla, la VAR ce l'abbiamo, l'abbiamo fatta preparare su questi due episodi di Fiorenzuola Fanfulla. Allora, questo io l'ho messo abbastanza inutilmente, perché non si vede dov'è il giocatore in occasione del colpo di testa. Nell'immagine che noi riusciamo ad avere sul computer si vede solo il giocatore del Fanfulla, e quindi non vediamo se era tenuto in gioco o meno dal difensore del Fiorenzuola. Quindi questa era comunque l'episodio su cui la Fanfulla, il primo episodio su cui il Fanfulla recrimina. Il secondo episodio invece è questa palla in mezzo con il giocatore del Fanfulla che anticipa, mi sembra molto simile, anche se in una posizione molto diversa, al rigore della Caronnese. Per cui, se è vero che rigore è quando l'arbitro fischia, ma la situazione mi sembra abbastanza identica. Se lo era in occasione del rigore concesso alla Caronnese, lo era anche in questa occasione, Giulio. No, esatto. Purtroppo spesso capita di vedere gli stessi simili episodi con giudizi differenti. Quindi andiamo velocemente, perché io sono già fuori tempo massimo di parecchi minuti, per cui andiamo a vedere anche qua il prossimo turno. Così vediamo dove giocheranno le squadre lombarde del girone D, partendo naturalmente dalla capolista, che è la Pergolettese, che andrà sul campo nel Mezzolara. La Drenthe se la vedrà con l'Axis Zona fuori casa, il Ciliverghe ospita il Modena, il Pavia andrà sul campo del Classe, il derby fra Crema e Calvina, il Fanfulla ospita il Sasso Marconi, l'Oltre Pavoghera il San Marino, e poi Reggio Audace, Fiorenzuola, Vigore Capaneto, Lentigione. Questo per completare. Noi naturalmente però vi daremo conto un po' meglio del prossimo turno venerdì,
l'occasione dell'anteprima. Io ringrazio Samuele Dragoni e Marco Costa per essere stati con noi questa sera, in bocca al lupo naturalmente per i rispettivi campionati. Tu hai già detto che vai a Seregno, vedere Seregno Sondrio. Tu sei ancora di Corvue Serie D? Sì, ma non sono ancora a due. Non sei ancora al campo, va bene. Io a Caravaggio credo. A Caravaggio non ti fanno più entrare. D'accesso, esatto. Caravaggio assolutamente hai il diritto d'accesso. Noi ci vediamo venerdì per l'anteprima e poi lunedì prossimo alle 20 sempre con Parliamo di Calcio. Grazie, arrivederci. Cerchi la schivata, passerà. E quel giornalista spara un colpo basso, guarda un po'. E tu, alla ricerca di un santo in più. E tu, vorresti solo che sia un gol, semplicemente un gol. Il programma è stato offerto da... Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare.